Benvenuti alla primissima puntata di questa serie webinar che è Business in Orbita. È una serie webinar dedicata ai dati satellitari e a come utilizzare questi dati satellitari per poter creare poi successivamente anche delle iniziative di business, delle idee di business. Questa è una serie webinar che è stata, diciamo, realizzata in cooperazione tra Sprintlab e Planetech Italia, una delle nostre aziende partner, e infatti abbiamo stasera come ospiti in questa primissima puntata Mariella Pappalepore, CFO di Planetech Italia, che intervisterà Raffaele Mauro, partner di Primo Space. Quindi io senza ulteriori lascerei ai nostri ospiti la parola per poter iniziare Quindi buona visione e vi ricordo che per qualsiasi domanda da rivolgere agli speaker potete farlo in chat, le leggeremo verso la fine, in modo tale che poi potrete avere tutte le risposte di cui avete bisogno. Buona visione, a voi Raffaele e Mariella. Grazie, grazie Gloria, mi sentite bene? Allora, intanto ben trovato Raffaele, buongiorno, buongiorno a tutti i presenti. Mi fa molto piacere iniziare, diciamo, dare in là questo avvio di, diciamo, seminari su questo tema e oggi parliamo subito di soldi. Cominciamo a parlare subito di come eventualmente di come sostenere, no? Una nuova iniziativa. E allora, diciamo, mi farebbe piacere cominciare a, a mettere, come dire, a cominciare a fare delle riflessioni, identificare delle differenze. Raffaele, ci vuoi spiegare che cos'è poi una società di venture capital? Che cosa si differenzia rispetto, come si differenzia per esempio ad una banca, ad un finanziatore di debito, diciamo? Ci dai qualche indicazione? Certo, innanzitutto ringrazio per l'invito Planetech Italia e Sprint Lab, Mariella e Gloria e tutti i presenti. Allora, che cos'è il venture capital? Il venture capital, in italiano chiamato spesso capitale di rischio, è una particolare area della finanza che si occupa di supportare le imprese ad alta tecnologia, ad alta crescita e alto rischio. Quindi, tra tutte le opzioni, nel ventaglio di opzioni che esistono per il finanziamento di un'impresa, il venture capital è proprio specializzato in quella nicchia, che, potenzialmente può diventare molto grande. Per farvi capire, tanti sistemi che noi utilizziamo ogni giorno, computer Apple, motori di ricerca Google, Facebook, e così via, sono tutte imprese che non sarebbero potute, crescere con quella velocità o talvolta neanche nascere senza lo strumento specifico del venture capital. Ma materialmente che cosa fa un fondo di questo tipo? Di fatto compra una fetta di proprietà di un'impresa con l'obiettivo poi di far ingrandire la torta di valore di questa impresa, quindi fare in modo che anche la propria fetta di valore proporzionalmente vada a crescere e poi rivenderla dopo N anni per monetizzare tendenzialmente la differenza. La differenza tra un fondo di venture capital e un investitore privato è che un fondo normalmente chiede dei soldi a terzi, cioè il fondo gestisce in gran parte risorse messe da altre tipologie di soggetti che hanno capitali pazienti. Possono essere, per esempio, fondi pensione, assicurazioni, endowment universitari, istituzioni pubbliche e alcuni family office. Con l'obiettivo appunto di investire normalmente nell'arco di 10 anni, nell'arco della vita di un fondo. Tipicamente il grosso degli investimenti si fanno nei primi 5 anni e poi nei successivi 5 anni si fanno i disinvestimenti, cioè si vendono le quote. E quindi generare valore nel corso del tempo. La differenza con la banca, per rispondere poi in modo puntuale alla domanda precedente, è che mentre le banche fanno prestiti, quindi hanno un ritorno relativamente certo, ma limitato su tipologie di imprese che hanno un rischio medio o medio-basso. Il venture capital va su imprese che hanno un rischio medio-alto o anche molto elevato, quindi investe su imprese sapendo che molte di queste falliranno, e quindi investe su imprese anche che non hanno delle metriche economiche completamente messe a punto, sono imprese che magari non hanno ancora ricavi oppure non hanno ancora profitti. Però qual è l'idea? Che poi ci sarà un upside molto più alto, cioè ci sarà la possibilità di avere un moltiplicatore sul proprio capitale investito molto molto elevato, che è un po' la logica controintuitiva relativa di questo settore. Ci sono settori in cui tu se investi
se ti va bene hai il più 20%, se ti va male hai meno 20%. Nel venture capital, se ti va bene, tu fai 2 volte, 5 volte, 10 volte il capitale che hai investito in quella società. Se ti va male, perdi tutto. Quindi c'è un tipo di logica complessa che si va a mettere in atto. È molto interessante, aggiungo un'ultima nota, che il fatto che appunto in alcuni settori di frontiera, nel cosiddetto deep tech, cioè nelle imprese basate sulla scienza e sulla tecnologia un po' più di frontiera, questo ambito è arrivato un po' più di recente, qualcosa che accade da alcuni decenni, ma nello space economy in particolare da pochi anni. Quindi vediamo che si sta trasformando anche questo settore. Quindi diciamo per così dare una definizione molto, molto, molto semplice, nella definizione diciamo, del finanziamento di debito come quello che si fa attraverso la banca, magari con un mutuo, io imprenditore ho un finanziamento che devo rimborsare comunque, qualunque sia l'esito diciamo, della mia idea e della mia azienda, mentre qui condividiamo il rischio in qualche modo. Giusto? Diciamo ci si trova sulla stessa barca perché si è entrambi proprietari dell'azienda, si è entrambi soci dell'azienda in un certo senso e quindi si condividono sia i rischi sia le opportunità. Benissimo. Tu sei quindi il fondatore, il gestore, uno dei soci, diciamo, di questo fondo che si chiama Primo Space, corretto? E, ci vuoi raccontare un po' come nasce Primo Space e chi, diciamo, come è costituito? È anche interessante capire, appunto, hai già accennato in qualche modo nel tuo intervento e risposta di prima, però chi mette i soldi? Chi sono i finanziatori, diciamo, che mettono i soldi nel fondo e che cosa fa il fondo? E da quanto tempo esiste anche? Allora, Primo Space parte formalmente nel luglio del 2020, quindi è un fondo relativamente giovane, con un cosiddetto first closing. First closing significa un primo apporto di capitale da parte dei sottoscrittori del fondo, di 58 milioni di euro, poi ne abbiamo raccolti anche altri, e ha una dimensione target di 80 milioni di euro che appunto andranno investiti. Siamo tre gestori, cioè tre partner del fondo, io, Matteo Cascinari e Giorgio Minola, più un team di ragazzi che abbiamo assunto per lavorare sugli investimenti e il fondo nasce all'interno di una società di gestione del risparmio chiamata Primo Ventures, ex Primo Miglio, che ha anche dei fondi relativi al settore digitale. Il fondo come struttura abbiamo avuto una lunga gestazione, diciamo ci stiamo lavorando da qualche anno, ma siamo partiti appunto ufficialmente da luglio. Collaboriamo con i principali attori dell'ecosistema italiano, quindi l'Agenzia Spaziale Italiana, la Fondazione Amaldi, e le grandi aziende del settore. E abbiamo già effettuato 2 operazioni di investimento, di cui magari se volete dopo posso parlare, e c'era una terza anche che verrà annunciata nei prossimi giorni. Senti, ti faccio una domanda così provocatoria. Planet Tech Italia è nata 27 anni fa, nel 94. Secondo te non c'erano allora molti fondi di venture capital e comunque non ce n'erano alcuni così specializzati. Secondo te perché? Come mai dal 2020, appunto, insomma, perché adesso esistono questi fondi così specializzati Allora, in questo settore? il venture capital come settore è un settore relativamente recente, nel senso che in tutto il mondo comunque esiste da pochi decenni e anche negli Stati Uniti, pur esistendo dagli anni 50, è esploso da fine anni 70, primi anni 80. In Italia è partito di fatto negli anni 90 grazie a un grande personaggio che era il Serino Piol, che è un ex dirigente della Olivetti, e inizialmente si è connesso col boom di internet, diciamo, le prime grandi aziende legate al venture capital in Italia sono state per esempio Tiscali o cioè, telefonia, internet e così via. Il motivo per cui non solo in Italia ma nel mondo la space economy entra da pochi anni in questo ambito è perché di fatto quello che oggi chiamiamo New Space o Space 2.0 è
il frutto di un prodotto di vari fattori. Un primo fattore molto importante è la riduzione dei costi nella tecnologia spaziale, nel senso che c'è una duplice riduzione dei costi sia sull'hardware spaziale di per sé, cioè oggi è possibile avere da satelliti molto custom made, molto grandi e molto costosi. Oggi ragioniamo sempre di più in costellazioni di microsatelliti o nanosatelliti a basso costo fatti con elettronica, diciamo, più semplice. E il costo di lancio dei payload in orbita, anche se sta diminuendo nel corso del tempo. Poi, se volete, possiamo approfondire questi temi. L'altra cosa importante è che sta aumentando il numero di applicazioni a terra, quindi oltre alle classiche applicazioni di osservazione della terra meteorologica o telecomunicazioni, oggi sempre di più la tecnologia spaziale è utilizzata per i trasporti, per la logistica, per l'agricoltura, per l'accesso a internet, e sempre di più l'infrastruttura spaziale si sta agganciando all'economia di internet. Questo è un vettore molto potente perché le principali aziende con capitalizzazione in borsa come Google, Apple, Facebook stanno investendo sul settore, stanno acquisendo imprese del settore spazio e tutte hanno qualche tipo di progetto legato allo spazio. Non so, per fare qualche esempio, Microsoft con il cloud computing, con Azure, Amazon col suo servizio di ground station, e così via. E il terzo elemento è che c'è anche la geopolitica, nel senso che negli ultimi 10 anni si è incrementata di nuovo la conflittualità geopolitica tra stati, da alcuni punti di vista, che non è di per sé ovviamente un fatto positivo, però ha innalzato il livello di ambizione di alcune milestone di esplorazione spaziale e quindi traina il settore privato a sua volta. La combinazione di questi fattori ha portato a una crescita molto importante di investimenti privati, tant'è che da 10 anni il volume di investimenti in venture capital del settore spazio sta crescendo costantemente. Per farvi capire, dal 2018-2019 è raddoppiato, da 2 miliardi di dollari a 4 miliardi di dollari. Nel 2020 sembra che ci sia un incremento altrettanto importante nonostante il Covid, e da ciò sono nati alcuni fondi, tra cui appunto Primo Space in Italia, che è uno dei primi al mondo legati a questo settore. Pensa che, giusto per raccontare un aneddoto, nel 94, quando Planet Tech è nata, provammo a chiedere un finanziamento pubblico, però in realtà, e ci dissero che era un settore che non aveva molto futuro, quindi evidentemente, diciamo, non hanno avuto una vista lunga. Senti, proviamo a raccontare, fra chi ci ascolta, probabilmente ci può essere qualche giovane con delle idee interessanti da proporre. Allora, supponendo che io sia appunto una startup o più che altro un'idea che vorrei portare avanti in questo settore, cosa devo fare per contattarvi? Qual è la procedura, insomma, da seguire? Che informazioni devo darvi per far sì che, diciamo, attirare la vostra attenzione? Ecco. Allora, contattarci è molto semplice, nel senso basta andare Beh, sul sito certo, internet parte un'email. che è primo.verona.com, primo.vc, oppure tramite chiaramente i contatti social. Ma quello che serve, che cos'è? È chiaramente avere una struttura di un business plan che sia il più possibile chiaro ed esaustivo, quindi non necessariamente, non importa la lunghezza, conta la chiarezza e la esplicitazione delle assunzioni che si vanno a portare avanti, quindi tipicamente sulla tecnologia, sui piani finanziari e sull'organizzazione dell'azienda. Quando si valuta un'impresa, specialmente nella prima fase del ciclo di vita, un fattore determinante sono le persone, quindi quando si valuta un progetto di startup per noi, ma anche per gli altri fondi, è veramente importante la qualità, la coesione, la motivazione del team, e che questo fattore conta veramente il 50% oltre a tutti gli altri. Poi, nel caso specifico dello spazio, ci sono in realtà tante tipologie di aziende che si possono vedere, che hanno caratteristiche anche molto diverse, nel senso che lavorare per esempio sull'upstream, cioè su chi lavora su, non so, i lanciatori, sistemi di propulsione e così via, è molto diverso da lavorare per esempio sul downstream o su società che si occupano di dati o di applicazioni. Richiedono investimenti differenti, hanno modelli di business differenti come imprese e quindi vanno valutati in modo un po' diverso. Se dovessi dare consigli in particolare a chi sta partendo,
Direi tre cose. La prima è, prima ancora di scegliere l'idea, scegliete le persone, quindi voi nel corso della vostra esperienza di impresa potrete facilmente magari cambiare, cioè, cambiare alcune cose del prodotto, del mercato, ma cambiare i soci è molto difficile o molto costoso, è un po' un matrimonio, si sta assieme nella buona e nella cattiva sorte, quindi è molto importante questa dimensione. La seconda dimensione è di non innamorarsi soltanto della tecnologia o del servizio, ma capire esattamente quale problema risolve, per chi lo risolve, perché parliamo appunto di imprese e non puramente di progetti di ricerca. Il terzo elemento è su alcune tematiche organizzative pensare subito in senso internazionale, cioè il fatto che oggi questo settore, come altri, ha dinamiche transnazionali sempre più marcate, quindi si parla inglese in azienda, può essere utile assumere sviluppatori dall'estero, tutte tematiche che se tu prendi in considerazione dal giorno zero ti consentono di risolvere problemi nel futuro. Senti, a parte che condivido moltissimo il discorso sulle persone, in realtà ci dobbiamo sempre ricordare appunto che le aziende sono fatte prima di tutto da persone, i prodotti si evolvono, i mercati cambiano, ma insomma sono le persone che fanno la differenza. Una coesione fra i soci è assolutamente una delle armi vincenti per il buon successo di un'azienda. Ma ci sono, che tu sappia, altri fondi così specializzati come voi nel mondo? E perché devo scegliere, perché rivolgermi a voi? Allora, questa è un'ottima domanda, ovviamente. Allora, ci sono altri fondi nel mondo. C'è un fondo ex europeo, perché è il Regno Unito, che è Seraphim Capital in UK, che sono molto bravi, devo dire, hanno fatto un bel lavoro. C'è Orbital Ventures in Lussemburgo, che è partito da poco e ha fatto poche operazioni. È stato annunciato un fondo in Francia chiamato Cosmi Capital, che mi sembra non abbia fatto operazioni finora. Negli Stati Uniti c'è Space Capital e Noosphere Ventures. Cioè, ce n'è una manciata nel mondo. L'altro elemento però da considerare per chi vuole fare fundraising è che ci sono anche fondi generalisti che però magari fanno degli interventi nella space economy. In questo momento negli Stati Uniti, per esempio, i principali fondi di venture capital, quindi Sequoia Capital, Accel e così via, tutti quanti hanno almeno un'operazione svolta nell'ambito space economy. Quindi, e l'altro elemento che può essere interessante è che esistono dei fondi specializzati sul Deep Tech che si occupano anche di spazio. Faccio un esempio italiano, per esempio Enea Tech, la fondazione Enea Tech ha un fondo Deep Tech che può potenzialmente occuparsi anche di questi ambiti. Quindi si sta muovendo un po' il settore. Perché Primo Però se Space. vi differenziate, vero, a seconda anche del momento in cui entrate nelle aziende, quindi voi siete specializzati su cosa in particolare? Allora, noi investiamo su quelli che vengono detti in gergo fasi seed and early stage, cioè le fasi iniziali del ciclo di vita dell'azienda. Tipicamente seed significa che noi possiamo investire da 100.000 euro a 1 milione di euro e l'azienda è nella fase proprio iniziale del ciclo di vita. Early stage, quando investiamo da 1 milione a 5 milioni di euro, quando l'impresa invece ha già iniziato ad avere clienti e sta iniziando a carburare sul mercato. Nel caso specifico, rispondo a un pezzo di domanda precedente, perché Primo Space, perché appunto in Italia è l'unico attore specializzato nel settore, lavora in stretto contatto con le principali istituzioni europee in questo ambito. Tra i nostri appunto finanziatori c'è anche il Fondo Europeo degli Investimenti, ragioniamo costantemente con l'ESA, con l'Agenzia Spaziale Italiana, con i player industriali di questo ambito, e quindi possiamo aggiungere valore anche in senso non finanziario, cioè l'idea è che chi viene supportato da Primo Space non abbia soltanto un investimento, ma abbia un supporto legato alla sua specifica industria a livello sia italiano che internazionale. Infatti questo è un elemento credo anche interessante per chi appunto magari ha un'idea nuova di impresa. Il vostro intervento non è esclusivamente finanziario, voi diventate in qualche modo un partner strategico? Dico bene, fornite anche una, diciamo, una consulenza, più che altro un affiancamento all'imprenditore? Esatto, forse la parola affiancamento è quella più corretta, nel senso che noi
non ci vogliamo né ci dobbiamo, per il bene di tutti, sostituire gli imprenditori. Quindi, anche quando investiamo, prendiamo sempre quote di minoranza delle aziende, non prendiamo mai la maggioranza. Ed è importante che l'imprenditore, lui o lei, sia la persona che guida l'impresa. Quello che facciamo è poter aggiungere valore nel modo in cui è sano che lo faccia il venture capital, cioè, per esempio, aprendo porte da un punto di vista commerciale, facendo delle introduction con soggetti a cui magari l'imprenditore non riesce ad arrivare, oppure aiutando per l'hiring di figure di alto livello, quindi quando si cerca un C-level e bisogna trovare persone competenti nel settore, oppure aiutando gli imprenditori per il loro round successivo di investimento, per trovare la fase successiva dei capitali. E infine, specialmente per gli imprenditori alle prime armi, magari con qualche indicazione strategica, visto che più o meno vediamo tutti i mercati, parliamo con tante imprese, quindi riusciamo magari a dare qualche insight utile, perché a volte magari può capitare che chi è nella bolla della sua azienda non vede il contesto più generale. Queste sono le aree in cui tipicamente si va a operare, però ripeto, diamo grande libertà agli imprenditori, non ci si vuole sostituire ad essi. Però, diciamo, entrate anche in qualche modo nella governance, giusto? Richiedete comunque di entrare nella governance, giustamente. In che modo? Allora, quando si è lead investor, cioè lead investor in gergo significa che tu stai all'interno di un round di finanziamento, di un'operazione di finanziamento, tu hai investito la quota La quota maggiore principale. esatto, e setti un po' le regole del gioco. In quel caso, tipicamente si chiede un posto nel consiglio di amministrazione per poter seguire in modo continuativo la società. Questa cosa invece è molto meno frequente quando si è follower, cioè quando tu coinvesti con qualcun altro che va a allocare delle quote maggiori. Però, diciamo, indipendentemente dalla presenza o meno diciamo, della governance, c'è questo appunto affiancamento, quello che raccontavi prima, no? Anche perché in qualche modo c'è un, ecco, ritornando alla prima domanda iniziale, rispetto alla banca, ora citiamo le banche, poi perché a volte ci sono anche banche, diciamo, virtuose da questo punto di vista, però c'è una condivisione di rischio, quindi c'è un interesse comune in qualche modo, no? Di portare avanti l'iniziativa al meglio. Sì, diciamo che siamo sulla stessa barca o sulla stessa astronave, La visto stessa il strada. Senti, se ti posso fare un'altra domanda. Ora, diciamo, dalla vostra parte, no? Vi arrivano quindi delle proposte, detto più o meno, raccontato come, diciamo, cosa vi aspettate, un business plan, una descrizione anche schematica dell'idea, della compagine, del raggruppamento. E voi esattamente. Diciamo, quali criteri o quali parametri utilizzate per scegliere le start-up su cui investire? Quindi il settore l'abbiamo detto, è questo, è quello, diciamo, dello spazio inteso in senso abbastanza ampio o anche o molto focalizzato. Questo magari ce lo dici. Le dimensioni un po' ce l'hai detto, quindi la parte proprio iniziale, mercato e poi soprattutto chi è che decide alla fine? sì, allora, Sì, no. sono molte domande Sì, in una. ok. Allora, parto dai settori. Allora, i sottosegmenti della space economy in cui investiamo sono molto ampi, quindi vanno sia da quello che citavo prima, l'upstream, cioè tutto ciò che serve per portare dei payload in orbita o per farli funzionare come hardware spaziale, tutto ciò che riguarda il downstream, cioè tutto ciò che riguarda le applicazioni a terra, i dati, anche la crittografia e il processamento delle immagini e le applicazioni a terra. E poi anche, aggiungo anche, stiamo valutando anche tante imprese che fanno tecnologie abilitanti per la space economy, quindi che possono fare magari robotica o manifattura additiva o anche persino tecnologie mediche, però che fanno una quota di fatturato importante, anche se non tutto, sulla space economy, perché questo è un fattore importante, è un settore che si sta molto contaminando con gli altri settori, sia per quanto riguarda l'uso del software, dei dati, l'uso di tecnologie di manifattura evolute e così via. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'azienda, abbiamo detto, quindi valutiamo sicuramente le persone, la tecnologia, il mercato, cioè il loro mercato di nicchia, quanto sta crescendo, ma una cosa molto importante è proprio anche l'approccio, nel senso che
E qui rientra proprio la differenza tra venture capital e altre fonti di finanziamento. Il venture capital cerca imprese che sono scalabili, che possono crescere, e quindi fondatori che hanno quel tipo di mentalità, che vogliono il più possibile costruire qualcosa che diventerà grande. Questo non è detto che ci sia sempre, ci possono essere anche imprese che hanno l'obiettivo di diventare una PMI che poi raggiunge un suo picco di fatturato e diventa un business comunque accettabile, che va benissimo, però che a cui servono probabilmente altre forme di finanziamento, come appunto quello bancario o altre categorie. Da un punto di vista geografico, questo può essere interessante. Noi possiamo investire chiaramente in Italia, dove allocheremo la maggior parte dei nostri fondi, ma potremmo fare operazioni anche in altri stati europei, in Israele, Stati Uniti e in Gran Bretagna e in Svizzera. Però il grosso del capitale sarà allocato in imprese italiane in Italia. E senti, per decidere, diciamo, la bontà dell'investimento, insomma, se sì o no in qualche modo, avete una commissione, un gruppo che si occupa, diciamo, di valutare l'investimento? Lo fate da soli o lo fate con consulenti esterni? E c'è un'interazione Allora, con, c'è un diciamo, i proponenti? Assolutamente, noi abbiamo allora un comitato di investimento in cui partecipano i cosiddetti partner del fondo, cioè le persone che hanno responsabilità ultima sul funzionamento di questa struttura, a cui partecipa anche un nostro direttore scientifico che è un astrofisico di fama, che è Roberto Battiston, che è stato anche in una posizione apicale nell'Agenzia Spaziale Italiana. Sì, Poi quando noi presidente. Esatto, quando noi investiamo nelle imprese su alcune tematiche, dobbiamo ogni volta comunque fare degli accertamenti anche tramite soggetti esterni, quindi classica due diligence legale e fiscale che viene fatta con società di consulenza o studi legali. Inoltre collaboriamo in modo strutturale con un ente di ricerca chiamato Fondazione Amaldi, che ci produce dei technical report e ci supporta nel valutare alcune delle dimensioni tecnico-scientifiche delle imprese. E poi abbiamo anche dei venture partner, cioè dei soggetti che hanno delle singole persone che hanno esperienza pluriennale in alcuni sottosegmenti della space economy, che noi interpelliamo ad hoc quando serve per avere opinioni e approfondimenti su alcune aziende. Quindi c'è un mix di fattori che viene miscelato per valutare un'impresa fino al momento formale di valutazione, che è un comitato di investimento. Ci sono, come dire, aree geografiche italiane che, diciamo, avete dei vincoli su aree geografiche italiane o, diciamo, su tutto il territorio, potete operare su tutto il territorio o Assolutamente delle preferenze, come tutto il dire? territorio senza nessun tipo di limite. Il fondo è fisicamente basato a Milano, ma investiamo in tutta Italia senza nessun tipo di problema. Tra l'altro, ecco, forse una cosa interessante della space economy rispetto all'economia di internet o al digitale, che è meno concentrato territorialmente, nel senso che mentre l'internet economy italiana è concentrata prevalentemente a Milano e poi un po' in qualche altra città, lo spazio ha dei distretti e delle nuclei di concentrazione in diverse regioni italiane. Senti, se, diciamo un'altra curiosità è, in realtà, appunto, quindi entrate nel capitale di rischio in qualche modo, nel capitale dell'azienda. Quali sono, l'hai accennato un po' all'inizio, ma proviamo un attimo a ripercorrere questa cosa. Quali sono le vostre aspettative di ritorno e in quanto tempo? Allora, in media, perché ripeto, parliamo di casi di impresa che possono essere molto diversi, l'idea è che tu trai in media 5 anni, diciamo tra i 3 e i 7 anni, vuoi uscire dall'investimento, cioè la quota che noi abbiamo acquisito dovrà essere venduta dopo 4-5 anni, con l'obiettivo di avere un multiplo rispetto a quanto è stato investito, quindi un multiplo che deve essere di diciamo 3 o 4 volte. Poi dipende, ripeto, non voglio dare delle cifre precise perché cambia veramente caso per Ovviamente in caso, media. però un multiplo significativo rispetto a quanto è stato investito inizialmente. Questo perché? Perché bisogna compensare il fatto che noi, assumendoci dei rischi e quindi investendo anche in imprese che hanno una probabilità di fallire che comunque è elevata, dobbiamo compensare il fatto che alcune di quelle su cui investiremo statisticamente non andranno bene o andranno benino. Quindi bisogna creare una logica di portafoglio che è quella tipica del venture capital.
Hai detto dopo 3-4 anni dovete uscire, e quali sono le possibilità di uscita? Cioè, che, diciamo, qual è le attese anche qui sull'uscita? Allora, tipicamente l'uscita avviene tramite un'acquisizione, c'è cioè una grande azienda che compra le quote dell'impresa, La startup. tramite una quotazione in borsa o tramite diciamo, la rivendita di quote ad altri investitori. Queste sono un po' le classiche modalità. Talvolta, in modo più raro, c'è un buyback da parte dei fondatori, però cioè, in questo segmento specifico della finanza è un po' più raro come casistica. Tipicamente sono l'acquisizione e la quotazione. Ripeto, nelle imprese più mature chiaramente avvengono gli archi temporali più contenuti. Se invece si investe nella fase seed, chiaramente non parliamo di 3 anni, parliamo di 5, 6, 7 anni. Ecco, dipende poi Anche da. se adesso c'è la possibilità, voglio dire, anche per imprese di dimensioni tutto sommato ancora piccole, la quotazione in borsa, ci sono anche degli strumenti, no? Per quotarsi, anche se non si è, come dire, di dimensioni particolari, no? Sì, Quindi possibile. assolutamente. E in questo momento poi diciamo, ci sono tanti filoni che si stanno aprendo. Quello che oggi è un po' più di moda, in cui c'è, potremmo dire, forse un boom o forse persino una piccola bolla, è quello delle SPAC, Special Purpose Acquisition Companies, che sono dei modi particolari per quotarsi con facilità, che oggi si stanno un po' diffondendo in tutti i settori, e anche nella space economy sono stati annunciati 11 potenzialmente soltanto negli ultimi mesi, e quindi c'è molto fermento da questo punto di vista. Tu dici che questa sarà qualcosa che avrà, diciamo, una potenzialità maggiore nei prossimi anni? La Beh, risposta è non immagino. lo so, nel senso non voglio fare previsioni, perché essendo una forma tecnica anomala potrebbe anche vivere un momento di bolla e poi sgonfiarsi. Quello che però ritengo probabile è che il modo con cui le imprese ad alta tecnologia si andranno a finanziare e poi a realizzare le proprie exit, le modalità continueranno a espandersi nel corso del tempo. Credo che cioè, il mondo in cui viviamo diventa sempre più complesso. Le esigenze specifiche delle imprese che richiedono, per esempio, archi temporali un po' più lunghi o investimenti ingenti sono diverse da quelle, per esempio, dell'economia di internet tradizionalmente intesa, e quindi credo che ci saranno nel corso del tempo diversi modi con cui, cioè nu nuovi modi con cui finanziare le imprese. Anche lo stesso modello del venture capital penso che si evolverà anche. Potrebbe cambiare anche, sì, nei prossimi anni. Senti, prima di lasciare magari spazio alle domande da chi ci ascolta, voi quali sono gli strumenti però che state utilizzando, che state utilizzando, che utilizzerete per farvi conoscere, cioè per intercettare queste magari nuove idee, perché parliamo appunto di imprese che a volte non sono, potrebbero non essere neanche nate, ma sono ancora in embrione o nella testa di un potenziale imprenditore. Come le intercettate? Allora, c'è un mix di strumenti. Allora, innanzitutto c'è un forte flusso, direbbero gli amici che si occupano di marketing, inbound, cioè il fatto di essere uno dei pochi attori specializzati del settore implica che molte imprese ci contattano in modo spontaneo. Poi c'è una nostra ricerca proattiva, quindi ci sono alcuni casi che sappiamo che sono interessanti e noi cerchiamo di contattarli in modo proattivo. E poi c'è tutto il tema dei rapporti legati al network, che potremmo dire a due dimensioni: c'è una dimensione di network, quindi rapporti, noi costruiamo rapporti con università, politecnici, distretti spaziali, altre associazioni di categoria, e tutta la rete dei nostri partner e consulenti che chiaramente ci continuano a presentare imprese, imprenditori o soggetti interessanti. In futuro probabilmente faremo qualche attività in più di, potremmo dire, di content marketing, e in questo momento appunto partecipiamo attivamente a conferenze e attività legate all'ecosistema sia dello spazio che delle start-up in Italia. Come quella di oggi, Come quella di penso. oggi, esatto. Gloria, vuoi magari vedere se ci sono delle domande dal Allora, nostro pubblico? sì, abbiamo una domanda. Massimiliano scrive, penso che sia per te, Raffaele. Quindi preferite avere un'idea già validata sul mercato, magari con un MVP, o questa non è una caratteristica necessaria?
Allora, traduco anche per chi si ascolta e non conosce il termine MVP. MVP sta per Minimum Viable Product, cioè una versione semplice e essenziale del proprio prodotto o servizio. Tipicamente, allora, per noi non è necessario avere un'idea, per quanto riguarda la parte di investimento seed, un'idea che abbia già una validazione di mercato. Detto questo, quindi basta a volte un MVP, che poi nel settore spazio si va a tradurre in modo un po' più granulare perché si parla di TRL, di Technology Readiness Level che possono essere raggiunti da questi prodotti o servizi. La cosa che può essere utile è che anche quando non si ha una traction, cioè una trazione sul mercato, è però magari raccogliere qualche forma di interesse. Per esempio, anche se tu non hai venduto il tuo prodotto, però puoi raccogliere delle LOI, delle letter of interest, delle lettere di, delle, delle manifestazioni di interesse, oppure puoi raccogliere qualcuno che puoi trovare qualcuno che vuole fare un trial, una prova con il tuo prodotto, oppure raccogliere delle partnership, qualcuno che vuole scambiare conoscenze o progettare assieme servizi o prodotti. Quindi diciamo anche quando non si hanno ricavi, però ci possono essere delle modalità con cui testare il mercato, tastare un po' il mercato e capire se risponde in modo positivo oppure no. Ok, Massimiliano ti ringrazia. E invece Francesco chiede se può raccontare quali startup avete finanziato fino ad adesso. Certo, allora abbiamo investito finora in due startup, una si chiama IcoSpace con la K e loro sono una società di software che si occupa di intelligenza artificiale e machine learning appunto per le missioni spaziali, sia per quanto riguarda i sistemi di navigazione satellitare, sia per quanto riguarda la feature recognition, cioè il riconoscimento degli oggetti tramite le immagini acquisite dai satelliti. E sono basati a Torino e sono un gruppo appunto di dottorandi dell'università molto bravi e su di loro abbiamo investito 1,5 milioni di euro, è stato il nostro primo investimento e siamo stati appunto i principali soci. Mentre la seconda si basa a Como, si chiama Leaf Space, è una società che esiste da qualche anno in più, lì abbiamo investito 2 milioni di euro all'interno di un round più ampio con altri soci. Loro cosa fanno? Si occupano di ground station, cioè praticamente i sistemi di antenne a terra, i sistemi di telecomunicazione che servono per interfacciarsi con le costellazioni satellitari e nel caso loro in particolare con le costellazioni di microsatelliti e con un business model anche interessante perché è cosiddetto as a service. Cioè, cioè un business model ispirato a quelli che sono un po' i modelli legati a internet, anche loro molto bravi, ed è stato il nostro secondo investimento. Ne abbiamo un terzo che insomma, è in lavorazione, che non posso dettagliare in questo momento, però verrà annunciato, e stiamo vedendo in questo momento, abbiamo tre o quattro operazioni, cioè in fase di lavorazione avanzata, sia in Italia che all'estero, su tutti i segmenti della space economy. Posso chiedere quante ne avete scartate fino ad ora? È la quasi totalità, nel senso che la selettività, come potete immaginare, è molto alta, quindi all'incirca l'1% dei business plan pertinenti che ci arrivano poi effettivamente vanno verso la firma di un term sheet, che è il documento che poi predispone un investimento. Tenendo conto anche che poi se includiamo anche i business plan non pertinenti, la percentuale è anche più bassa. Ok, abbiamo un'altra domanda da Nicoletta che chiede se l'ambito di intervento di Primo Digital sarà principalmente il mercato italiano. Specifico, noi non siamo Primo Digital, parlo per conto di Primo Space. Primo Digital è un altro fondo legato all'economia digitale che verrà lanciato da Primo Ventures, che è la nostra società ombrello. Però diciamo su quel tipo di fondo preferisco non fare affermazioni dato che appunto non lo rappresento e quindi potrei dire cose scorrette. Però diciamo orientativamente saranno chiaramente orientati molto sul mercato italiano. Io avrei anche una domanda, proprio una curiosità. Parlando di startup, considerato che si avvicina anche il Copernicus Hackathon, qual è il fattore più critico
delle start-up negli ultimi anni, secondo te? Per cui poi decidete magari di non investire proprio in queste start-up? Allora, ma diciamo le startup possono avere diversi fattori critici che trascendono poi dalla nostra capacità di decidere. Tipicamente le due ragioni per cui un'impresa fallisce nei primi 2 anni di vita sono un conflitto tra i fondatori o diciamo o un problema tra i fondatori o perché producono qualcosa che non serve a nessuno. E questo lo dico perché questi fattori sono incredibilmente più importanti della competizione. Cioè, spesso nella mente delle persone si pensa molto a una società fallisce per via della competizione. Attenzione, specialmente nella prima fase del ciclo di vita, sono molto più importanti, pesano molto di più queste caratteristiche. Poi nel caso italiano specifico abbiamo dei problemi sistemici in Italia che sono stati comunque rilevanti. Cioè in Italia è difficile fare impresa in senso generale, non so, nel settore spaziale ci sono problemi che ora, cioè, trascendono questa discussione, che però, insomma, non possiamo dimenticare. E poi nell'ambito specifico venture capital, il volume di investimenti in venture capital è stato storicamente basso in comparazione agli altri paesi europei, quindi non in comparazione alla Silicon Valley, ma in comparazione alla Spagna o alla Francia, e quindi chiaramente le opportunità per gli imprenditori nei primi anni di vita sono state comparativamente minori. Ora il quadro sta cambiando, speriamo che migliorerà ulteriormente in futuro, e ripeto, non solo per il venture capital, ma anche per tutte le tipologie di imprese. Ci sono imprese che sono più grandi, che non c'entrano con Primo Space, ma che hanno bisogno magari di private equity o di altre forme di investimento, e abbiamo bisogno anche di quello, penso in Italia. Ok, grazie. Massimiliano ci chiede se trova che il settore dell'asteroid mining abbia un futuro. Allora, è una domanda complessa, spiego perché. Cioè io segmento i settori della space economy in termini, diciamo, di tre fasce di realismo. Cioè ci sono settori che sono storicamente consolidati e che continueranno ad andare tranquillamente, quindi telecomunicazioni, posizionamento, tutto ciò che riguarda l'osservazione della Terra, supporto alla logistica e così via. Cioè queste cose ci sono e ci saranno, ci sono da decenni in alcuni casi. Poi ci sono settori che stanno emergendo, quindi per esempio, non so, usare tecnologie satellitari per il supporto all'Internet of Things, per il supporto all'accesso a Internet, sono aree che hanno alta probabilità di svilupparsi. Poi ci sono settori invece che sono più futuristici, pensiamo al turismo spaziale. Noi abbiamo già avuto 7 turisti spaziali in passato che hanno pagato per andare nello spazio pur non partecipando ai programmi tradizionali, e secondo alcuni potrebbe svilupparsi questa industria. In tanti ci stanno puntando, da SpaceX a tante start-up ci stanno cercando di costruire stazioni spaziali private o banalmente dei viaggi di breve durata per persone che pagheranno per questo fattore. Non mi sento di dire se questa cosa decollerà oppure no, nel senso che da un lato sicuramente ci potrebbe essere della domanda, nel senso che se guardiamo il turismo di lusso in cui si spendono centinaia di migliaia di euro per un viaggio di nozze, in futuro la prospettiva di farlo nello spazio chiaramente potrebbe piacere a molti. Però ci sono anche rischi di sicurezza elevatissimi, e è un settore che rischia di bloccarsi al primo incidente. Quindi, secondo me, sono moderatamente ottimista su questo, cioè potrebbe svilupparsi, in tanti ormai ci stanno puntando, avremo di nuovo entro pochi mesi dei nuovi turisti spaziali, e però potrebbe anche avere dei passi indietro come area. Vediamo, cerchiamo di essere ottimisti e vediamo che succederà. L'asteroid mining però è a un livello ulteriore di complessità, perché è molto ancora fantascientifico, nel senso che tecnicamente qualcosa che potrebbe essere fattibile e potrebbe avere, secondo alcuni calcoli, un business model, ma le startup che hanno provato a lavorare in questo ambito hanno più o meno tutte avuto dei problemi, i cicli di sviluppo sono lunghissimi, ed è qualcosa che potremo vedere da tanti anni se si realizzerà, quindi non è qualcosa di breve termine, mentre appunto turismo spaziale o anche alcune cose come manifattura spaziale sono cose che suonano fantascientifiche, ma potremmo vedere più realisticamente nel breve termine. Asteroid mining invece è molto più lontano. E quindi forse non è comunque nei vostri target, perché voi comunque avete una chiusura del fondo, ma quando?
Allora, il fondo ha una durata di 10 anni, in cui tu tipicamente i primi 5 anni investi, gli altri 5 realizzi gli investimenti, ma con un caveat importante, che come fanno tutti i fondi di venture capital, tu quando fai partire il fondo Ciao Ventures, dopo 3 o 4 anni farai Ciao Ventures 2, cioè farai un secondo fondo, tipicamente un po' più grande, che poi Una potrà... seconda puntata, insomma. Esatto. Quindi per farvi capire, i principali fondi americani, non so, Sequoia Capital, che è quella che ha investito negli ultimi 30 anni in Apple, in Google, cioè che le ha imbroccate tutte, loro hanno Sequoia 1, Sequoia 2, Sequoia 3, Sequoia 4, cioè nel corso degli anni hanno raccolto fondi sempre più grandi, visto il successo di quelli precedenti, quindi si continua poi a lavorare ovviamente. C'è un'altra domanda, sempre di Massimiliano, che chiede per quanto riguarda il settore di pulizia dei rifiuti spaziali, invece. Allora, è un settore, allora diciamo così, è una necessità molto sentita e la cui importanza è esponenziale. Quindi, cioè, se voi vedete il numero di lanci di satelliti pianificati per i prossimi pochi anni, è equivalente al numero di satelliti lanciati negli ultimi 30 anni o 30. 40, esatto. Quindi questo, quindi c'è un problema potenziale di affollamento importante, e soprattutto di detriti, cioè di quando questi satelliti si vanno a rompere in frammenti e creano un pool viscolo che può causare rischi al resto del settore. Ci sono diverse soluzioni proposte per questo problema. Ci sono alcuni trattati in cui si è cercato di creare un minimo di regolazione, ma non c'è ancora, potrei dire, la mia percezione, io non sono un esperto poi specifico di space debris, di spazzatura spaziale, ma la mia percezione è che non c'è ancora una soluzione definitiva o una volontà collettiva molto marcata di risolvere il problema. Ho paura che questa volontà politica marcata internazionale arriverà magari dopo il primo incidente grave. Questo è un rischio che potremmo, cioè è qualcosa che potrebbe accadere. Però l'interesse collettivo c'è, ci sono tante start-up che si stanno costruendo soluzioni per quanto riguarda questo ambito, e è un ambito molto importante, è un problema grave che crescerà costantemente nel corso del tempo. C'è Ok, ancora una sì, c'è domanda, ancora vedo. un'altra domanda. Quali sono gli use case commerciali più interessanti in ambito di Earth Observation? Allora, qualcuno l'ho citato, sono tanti, nel senso che ci sono dei settori che magari sono per il momento solo parzialmente toccati, ma potrebbero esserlo molto in futuro. Pensiamo appunto all'agricoltura, all'irrigazione, pensiamo al monitoraggio ambientale, pensiamo a tutta la lotta al climate change, pensiamo a tutto ciò che riguarda la navigazione, la logistica, i trasporti, tutto ciò che riguarda la comunicazione, tutto ciò che riguarda internet, tutto ciò... E poi ci sono anche settori di nicchia, cioè il settore assicurativo potenzialmente può usare Earth Observation. Ci sono il se non è un settore commerciale, ma il settore militare, per esempio, usa in modo pesantissimo i sistemi, in modo molto intensivo, i sistemi di osservazione della Terra. Quindi devo dire, le aree sono tante, e le industrie, da quelle meno sofisticate come l'agricoltura, quelle più sofisticate come appunto internet, siccome saranno tutte in qualche modo toccate. Beh sì, confermo, sono tutti settori che fra l'altro anche Planetech Italia diciamo, affronta e sono tutti settori in grande espansione in qualche modo. E, tu prima hai citato, così mi collego alla prossima domanda, hai detto che potete sostenere finanziamenti anche fuori dall'Italia citando solo alcuni paesi, ma non in tutti i paesi ovviamente, perché probabilmente ci sono anche delle limitazioni in qualche modo geopolitiche, chiamiamole così. Ma allora, diciamo, la tematica della geopolitica è importante nel settore spaziale, un settore che comunque è altamente regolato e che è in parte anche connesso con la sicurezza nazionale. Cioè, l'elephant in the room in questo momento, e vedo anche appunto nei commenti una domanda a riguardo, è chiaramente la Cina, che come sapete, come tutti sappiamo, sta avendo uno sviluppo prodigioso, e in ambito spaziale ha dei programmi molto ambiziosi. In particolare, come sapete, proprio pochi giorni fa c'è un'altra sonda cinese che è arrivata su Marte. Sono stati appunto con un'altra sonda sulla
lato oscuro della Luna, hanno un programma di esplorazione umana dello spazio molto importante, la Cina sta lanciando una nuova stazione spaziale modulare proprio nei prossimi mesi, e quindi si è un po' ricreata un po' di guerra fredda, anche di conflitto di ambizioni tra nazioni da questo punto di vista. Questo è importante perché negli ultimi 30 anni lo spazio è stato molto collaborativo a livello planetario, specialmente il simbolo di tutto ciò è stata la Stazione Spaziale Internazionale, collaborazione ad ampio spettro tra Russia, Stati Uniti, Europa, Giappone, Canada e così via, ma proprio poche settimane fa, la Russia ha annunciato che si sarebbe sganciata dal progetto della Stazione Spaziale Internazionale, e quindi avremo tra pochi anni un mondo in cui ci saranno più stazioni spaziali internazionali legati a differenti blocchi geopolitici, e chiaramente, come purtroppo dobbiamo aspettarci, cioè, sia le opportunità che i problemi che abbiamo sulla Terra poi si rispecchiano anche in orbita, in un certo senso. Sì, anche perché siamo sempre noi, quindi è sempre l'uomo. E quindi, diciamo, credi che ci sia una nuova stagione, un po' l'hai detto anche all'inizio, no? Proprio una nuova stagione dello spazio, che da un lato di grande esplorazione, di grande attività, e che quindi in qualche modo potrà cambiare anche un po' mandare a modificare il mercato? Allora, io, diciamo, se dovessi trarre un po' una sintesi, gli sviluppi che vedo sono molto positivi in aggregato, nel senso che lo spazio contribuisce positivamente sia all'economia a terra in modo molto diretto, è un elemento fondamentale per la lotta al cambiamento climatico e crea un incentivo molto potente anche per le giovani generazioni. È un settore che è affascinante di per sé, stimola allo studio della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria, quindi ha dei fattori che sono al netto, secondo me, molto positivi. Dall'altro lato però non possiamo neanche negare che ci siano complessità, che è un settore che ha dei rischi importanti, richiede molti investimenti, e che appunto, così come l'uomo ha portato problemi in tutti gli ambienti in cui è andato a operare, così per quanto riguarda la conflittualità militare o l'inquinamento, un po' lo stiamo portando anche in alcuni, insomma, al di fuori della Terra. Però, ripeto, secondo me al netto è qualcosa di molto positivo, e specialmente in un anno come quello che abbiamo vissuto della pandemia, diciamo, caratterizzato dal chiudersi fisicamente in spazi limitati e anche a livello di speranza sul futuro, avere un settore che si espande fortemente e che ci dà speranza sul futuro, secondo me, è fondamentale. Beh, comunque, come qua devo citare il nostro Massimo Zotti, che sicuramente ci starà ascoltando, che dice sempre che lo spazio è il posto migliore da cui proteggere la nostra terra, controllare la nostra terra. Esatto. Io credo che ci sono altre domande riguardo l'argomento. Perché se volete ci sono altri, possiamo lasciarvi altri 5 secondi di domande. Comunque io nel frattempo voglio ringraziare ovviamente Mariella e Raffaele per essere stati con noi e per averci, diciamo, introdotti così al mondo del finanziamento, soprattutto in questo settore che ai più diventa un attimino anche complesso da affrontare. E con l'occasione mi preme ricordarvi che Business in Orbita è un ciclo di webinar e che quindi ci sarà la seconda puntata in cui avremo come ospiti il CEO di Planet Tech Italia, Giovanni Silo Slabini, che intervisterà il presidente dell'Associazione Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, sempre alle 18, e vi lascio anche il link per potervi iscrivere, che recupererò qui. Comunque vi manderemo una mail con tutte queste informazioni e soprattutto per ringraziarvi di essere stati con noi. E soprattutto mi preme anche ricordarvi che nel weekend dal 4 al 6 giugno si svolgerà l'Hackathon Copernicus 2021, che è ormai alla terza edizione ed è organizzato con Sprint Lab e Planet Tech Italia, e soprattutto organizzato grazie al supporto e alla sponsorizzazione di Latitudo 40, di DTA e con la partnership anche di Ondata e del SIAM Bari e del CreoDias, che metteranno a disposizione anche una serie di dati e di coach esperti in analisi dei dati.
vi informiamo che le iscrizioni sono aperte al Copernicus Hackathon. Qual è l'obiettivo di questo hackathon? È realizzare delle idee innovative in ambito spaziale, quindi utilizzare i dati derivati dall'osservazione della Terra, quindi dati satellitari, per realizzare queste start-up che rispondano a un tema specifico, che quest'anno è la salvaguardia dei mari e delle coste, che verrà successivamente declinato in tre tracce, che sono appunto il turismo, lo sviluppo dell'energia di energia rinnovabile e la salvaguardia del settore ittico, quindi tutta la parte della pesca sostenibile principalmente. Allora, io vi lascio nel frattempo il link per iscrivervi al secondo webinar. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 maggio e potete decidere se iscrivervi da soli, come singoli, in cui poi noi vi inseriremo all'interno di un team eterogeneo per poter portare avanti la sfida, oppure se iscrivervi con un vostro team di fiducia. Quindi noi vi consigliamo vivamente di iscrivervi all'hackathon di quest'anno, che si svolgerà online sulla piattaforma Remo, soprattutto perché è un'esperienza che forte, è un'esperienza che cambia la vita delle persone. Io sono la prima a dirlo perché ho partecipato per la prima volta all'Hackathon Copernicus del 2019 e ha stravolto completamente la mia vita, quindi sono uno degli esempi più lampanti. E soprattutto perché vi permette di conoscere tante nuove persone, tante nuove professionalità con cui fare rete, che in un momento come quello della pandemia fare rete è quanto più fondamentale. Quindi noi vi lanciamo questa sfida e vi chiediamo chi di voi avrà l'idea che risolverà questa sfida della salvaguardia dei mari e delle coste. Quindi noi vi aspettiamo prima di tutto la settimana prossima e soprattutto vi aspettiamo al Copernicus Hackathon, di cui vi lascio il link per l'iscrizione nella chat. Ok. Io vi ringrazio ancora Marielle e Raffaele per essere stati con noi. Grazie a te Gloria. È stato grazie ancora. Un piacere. Grazie Raffaele. Grazie a voi, a presto allora. A presto, in bocca al lupo. Buon hackathon. Buona serata a tutti.